Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia che usa l'ironia a inizio video. Oggi parleremo di una nuova feature aggiunta al sistema operativo di Switch tramite l'aggiornamento 12.0, di un rumor che vorrebbe Microsoft in trattativa con Kojima Productions e di nuovi sconti arrivati direttamente sull'eShop di Switch, ma non solo. Prima di iniziare però, come al solito, vi invito a supportare il mio lavoro come meglio credete, lasciando un like, iscrivendovi al canale attivando la campanella delle notifiche e seguendomi su tutti gli altri social. E se proprio volete farmi sapere che apprezzate le intro cringe e l'informazione videoludica giornaliera, potete sempre offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi, dove tra l'altro troverete Los Meminos in HD. Maraviglia! Notizie da trattare al volo ne abbiamo? Ma certo! Dopo l'annuncio dell'edizione 2021 delle E3, Nintendo e Microsoft iniziano a scaldare i motori. Ma quanto si è sentita la mancanza della fiera losangelina? Tanto, e dopo un 2020 di silenzio, l'E3 è pronta a tornare in un formato solo digitale. Se il Direct di febbraio è stato solo un antipasto, sono sicuro che Nintendo sia pronta al meglio per affrontare l'evento in streaming. Mi aspetto insomma un Direct ricco di novità in concomitanza con l'E3 e Doug Bowser ha ben pensato di rincarare la dose non solo ribadendo la presenza dell'azienda, ma anche il fatto che Nintendo si impegnerà al massimo per rendere il format virtuale divertente e coinvolgente. Anche Phil Spencer si è accodato a queste dichiarazioni e nonostante siamo ancora lontani dal 12 giugno, e quindi è un po' presto per farsi prendere dall'hype, le aspettative sono altissime. Qui sul canale copriremo l'E3 nel migliore dei modi, con prediction, analisi dei rumor e reaction alle conferenze in live. Poracci, tenetevi forte perché ne vedremo delle belle. Ci avviciniamo poi all'uscita di Resident Evil 8 Village, prevista per il 7 maggio, manca solo un mese. Dopo il supporto massiccio per Rise, Capcom sembra voler promuovere al meglio anche l'ultimo episodio della famosa saga survival horror. Mentre è stato annunciato per il 15 aprile un nuovo showcase, dove verrà mostrata qualche sorpresa oltre al gameplay di Village, i dataminer hanno scoperto che una nuova demo del gioco è stata caricata sullo store Sony pur non essendo ancora disponibile. Dal peso di 10 GB, la demo dovrebbe concentrarsi sul gameplay del titolo, a differenza della prima, che era una sorta di vetrina grafica per le potenzialità del Ray Engine. Cosa vi aspettate da questo nuovo capitolo? Infine, poracci, vi segnalo che Balan Wonderworld non solo si è rivelato una mezza schifezza, non che la demo lasciasse qualche dubbio, ma anche un flop commerciale di quelli clamorosi. A quanto pare in Giappone il titolo non sarebbe rientrato neanche nella top 30 dei titoli più venduti, con appena 2100 copie piazzate. State attenti perché potrebbe diventare un titolo raro. Nel caso ve lo ritrovaste disponibile per pochi euro, ci farei un pensierino. Bene, passiamo ora alle notizie corpose. Ma quante soddisfazioni ci sta dando l'aggiornamento 12.0 del firmware di Switch? Nonostante Nintendo abbia provato a farlo passare come un update sostanzialmente privo di novità, i dataminer che continuano a scavare nel suo codice hanno scoperto un'altra aggiunta a dir poco inaspettata. Ancora una volta dobbiamo ringraziare il buon Hotmail Dome, un dataminer che esamina scrupolosamente tutti gli aggiornamenti firmware di Switch. A forza di esplorare a fondo l'update 12.0, dopo il possibile supporto al nuovo tipo di dock di cui abbiamo parlato nello scorso video, questa volta è stato trovato un riferimento molto più immediato. Il modulo Bluetooth della console sarebbe stato aggiornato per supportare anche driver audio. Questo significa che Nintendo avrebbe reso disponibile, almeno in teoria, il supporto a periferiche come le cuffie wireless che utilizzano il Bluetooth, una richiesta che da sempre è stata avanzata a gran voce dalla maggioranza dell'utenza. Ora, come sottolinea Hotmail Dome, Nintendo potrebbe decidere di non attivare mai questa feature, che al momento non è ancora sfruttata da alcun software, ma il dataminer precisa come difficilmente un'aggiunta del genere sia fatta a caso. Certo, esistono già delle soluzioni alternative, come gli adattatori USB, per utilizzare degli headset wireless su Switch, ma implementare nativamente questa funzione sarebbe un bel passo in avanti, considerando che ormai è uno standard di qualsiasi apparecchio elettronico da diversi anni. Un piccolo passo in avanti, ma che, come dicevamo ieri, potrebbe confermare ancora una volta la volontà di Nintendo di spianare la strada a una piccola rivoluzione in casa Switch. Voi cosa ne pensate di un'aggiunta del genere? Cambiamo fronte e passiamo dalle parti di Xbox, perché ultimamente l'azienda di Redmond è scatenata. Dopo l'acquisizione di Bethesda e ZeniMax e conseguente espansione del catalogo Game Pass, alcuni rumor darebbero la divisione di Phil Spencer intenta a voler conquistare il pubblico giapponese.
E in questa strategia sarebbe coinvolto un nome di grande rilievo, Hideo Kojima. Allora, seguitemi per bene perché la storia è un po' complicata. Nell'ottobre dello scorso anno il game designer giapponese ha annunciato di aver iniziato i lavori sul secondo titolo del suo studio, che avrebbe preso la forma di un gioco horror. Mercoledì, dal nulla, spunta fuori il trailer di un horror previsto in esclusiva per PS5 dal titolo di Abandoned, ad opera dello sconosciuto studio Blue Box Game. Molti appassionati hanno iniziato a speculare che dietro a questo nome ci fosse in realtà lo studio di Kojima, un po' come accaduto per lo stunt pubblicitario messo in piedi nel 2013 per annunciare Phantom Pain, che sarebbe diventato in seguito uno dei due tasselli di Metal Gear Solid 5. È a questo punto però che entra in gioco Jeff Grubb, insider e giornalista di VentureBeat, che spesso si è dimostrato informatissimo, anticipando con esattezza reveal e strategie commerciali ben prima del loro annuncio ufficiale. Grubb si è detto sicuro che non ci sia Kojima dietro ad Abandoned, perché il director sarebbe in realtà in trattativa con Phil Spencer per rendere la sua prossima fatica un'esclusiva Microsoft. Il giornalista non ha potuto confermare se le trattative siano andate in porto o meno, ma a riprova dell'avvicinamento di Spencer a Kojima ci sarebbe la presenza dell'action figure della mascotte dello studio sullo sfondo di una live stream, un trucco che il capo di Xbox aveva già utilizzato per anticipare in modo simpatico l'esistenza di Xbox Series S. Che si tratti di Death Stranding 2 o di un nuovo progetto a tutto tondo, l'esclusività della produzione potrebbe trattarsi dell'ennesimo colpaccio per l'ecosistema Xbox e il Game Pass, e a questo punto sono curioso di vedere se Phil Spencer riuscirà a chiudere questo importantissimo accordo. E per finire degli sconti poracci, perché Bethesda ha annunciato degli sconti niente male su eShop. Certo, siamo lontani dalla convenienza del Game Pass, ma vedere certi sconti su Switch fa sempre piacere. Abbiamo quindi tutta la serie di Doom a prezzi stracciati, con i primi due episodi e Doom 64 a 2,49€ l'uno, prezzo leggermente più alto per Doom 3, disponibile a poco meno di 5€, mentre se volete qualcosa di più attuale del retro gaming, beh, ci sono sia il reboot del 2016 che Eternal a 29,99€. In particolare il secondo è un vero prezzo poraccio che vi consiglio assolutamente di prendere in considerazione. Allo stesso prezzo troverete anche quel dannato capolavoro di Wolfenstein 2 e il suo seguito incentrato sul multiplayer, Youngblood, anche se questo stranamente non è in sconto sullo shop italiano. E a chiudere c'è anche il classico dei classici per quanto riguarda gli RPG occidentali, ovvero Skyrim, sempre a 29,99€. Come dicevamo, non sono certo prezzi che fanno gridare al miracolo, soprattutto se si pensa alle piattaforme concorrenti, ma questo è il duro prezzo da pagare se si vuole godere della portabilità su Switch. Vi ripeto, per me Eternal a quel prezzo è da prendere a occhi chiusi, ma tra questi ci sono altri titoli che aspettavate in sconto? E per chiudere passiamo al sondaggione del giorno, dove vi ho chiesto secondo voi che forma prenderà il progetto Switch Pro. Più della metà di voi è rimasta convinta degli ultimi rumor e pensa che tutta l'operazione si concretizzerà in una nuova dock, in grado di migliorare le performance della Switch base in modalità fissa. Come prospettiva è molto allettante e sono convinto anche io che potrebbe trattarsi della soluzione più conveniente per tutti quanti, ma conoscendo Nintendo non mi sorprenderei di vedere delle scelte anti-intuitive o poco user-friendly. Staremo a vedere. Se c'è però una cosa di cui vi potete fidare incondizionatamente, beh, quello è il sondaggione del giorno, che presto verrà pubblicato nei community post. Vi aspetto lì, votate, votate, votate! E questo poraccio era tutto per oggi, vi saluto e vi ringrazio, soprattutto per essere arrivati fino qua in fondo. Domani proverò un format un pochino diverso dal solito e sono curioso di sapere cosa ne pensate. Quindi non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video. Io sono il Pac Poro, Michele Bluetooth, ciao! Dice Maraviglia. Chi non ha visto Siviglia non ha visto Maraviglia. La faccia rocca.